E buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul canale del RAS. Oggi porteremo qualche piccolo pezzettino di tutorial di Genesis parte 2, questo ultimo capitolo, ultimo DLC di Ark uscito qualche giorno fa. Naturalmente ci saranno già in giro video su come tamare, cosa c'è di nuovo, cosa non c'è di nuovo, eccetera eccetera, ma noi invece lo andremo anche a trattare sul nostro canale, quindi senza perderci in chiacchiere, sigla! Ed eccoci qua ragazzi, siamo in modalità creativa in localhost, giusto per farvi vedere come si tama un Mywing. Oggi per l'esperimento e per aiutarci abbiamo il signor Ryzark. Intanto ringraziamo il signor Ryzark per essere con noi oggi. Buonasera a tutti. Allora, ragazzi, buon pomeriggio o buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Buonamattina. Allora, buona mattina. Allora ragazzi, oggi andiamo a prendere il Mywing. Intanto diciamo che cos'è questa nuova mappa. Genesis 2, ragazzi, è l'ultimo DLC di Ark. Naturalmente nel 2022 uscirà il nuovo Ark, quindi la Wildcard ha deciso che l'ultima parte della lore di Ark 1 sarà Genesis parte 2. Siamo in una grossissima mappa, davvero davvero grande, la possiamo vedere qui in questo momento. Ci sono due emisferi, l'emisfero destro che è quello più tranquillo, con vegetazione, con animali non aggressivi e soprattutto molto più ricco di risorse, e poi abbiamo il lato sinistro che è quello un po' più arido, un po' più aggressivo con gli animali aggressivi. C'è molto oro, molte altre risorse, ma è molto più difficile sopravvivere. È una mappa davvero davvero grande, quasi ai livelli di Crystal Island, in quanto si rinasce direttamente con la nuova tuta tech. Come potete vedere in questo momento abbiamo la nuova tuta tech, perché è molto utile per gli spostamenti, in quanto puoi fare tutto quello che si poteva fare con la tuta tech normale, ma in condizioni di elemento gratuito, possiamo dire, perché non ne abbiamo bisogno. Detto ciò ragazzi, noi abbiamo scoperto la parte dove spawnano i Mywing con più facilità, in alto a destra della parte, diciamo, docile, non aggressiva della mappa, e andiamo a vedere come si tama nella maniera più semplice e veloce un Mywing. Intanto, il Mywing cosa serve? Il Mywing serve principalmente a far sì che vada ad allattare, quindi a dar da mangiare autonomamente alle bestioline, ai cuccioli, ai baby. Quindi è molto utile per chi conoscesse già qualche mod, l'S Plus, l'S più, la Nanny, che dava da mangiare, imprintava in automatico i cuccioli. Ecco, la Mywing fa la stessa cosa. Quindi la cosa principale del Mywing è questo qua, proprio l'allattamento. È un petauro, praticamente un petauro, quindi cosa c'ha? Ha le braccia alate come l'Elemental Rock, il drago di roccia, quindi non può volare ma può planare, planando, e sarà molto comodo per le zone dove non si può volare, quindi tipo Aberration e cose varie. Ha tantissime funzionalità che andremo a vedere insieme, ma adesso andiamo subito a capire come si tama. Per tamarlo ragazzi abbiamo bisogno degli nuovi oggetti che Genesis parte 2 ci dà la possibilità, come il proiettile netto. Questo proiettile è un proiettile con una rete che viene sparato dal lancia arpioni, quindi vi servirà un lancia arpioni per poter sparare questo proiettile. È una rete espansa che cattura l'animale e lo intrappola, diciamo un figlio evoluto delle bolas, quindi molto 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 importante e utile questo oggetto qua. Per costruirlo ragazzi bisogna arrivare al livello 43 insieme al lanciarpioni vi danno la possibilità di creare il proiettile netto, quindi bisogna per forza avere un bancone per creare le risorse. Intanto ragazzi andiamo subito nel vivo della situazione e andiamo a prendere e a cercare un
Mowing. Eccoci qua ragazzi, abbiamo il Mowing davanti a noi, anzi ne abbiamo due in questo momento. Se voi andrete a sparargli con il fucile, con i dardi, c'è il rischio che lui prenda e voli via, quindi sarà molto difficile da rincorrere, come molto difficile anche se voi vi arpionate, perché lui andrà via ma l'arpione rimarrà a voi a terra. Quindi sia con solo sparargli sia con l'arpione non vanno bene. Abbiamo questa rete che è molto utile, più semplice che costruire le varie strutture, quindi andiamo davanti a lui o a dietro, comunque da qualche parte spariamo la rete. Come potete vedere in questo momento la rete va a bloccare il nostro Mowing, quindi noi possiamo prendere il fucile, sparargli i dardi sedativi e addormentarlo, come avete visto in questo momento. Lui sarà inconscio, sarà sotto questa rete per ancora qualche secondo, ma a noi non ci interessa perché lui è già addomesticato. Il cibo preferito dal nostro Mowing naturalmente è la crocchetta basica, la kibble basic. Purtroppo noi in questo momento non le abbiamo, quindi andiamo a dare quello che potrebbe essere tra virgolette la cosa più semplice per voi da trovare, cioè la carne pregiata. In questo momento stiamo dando a lui la carne pregiata, come potete vedere, e l'addomesticamento sta andando molto molto bene, non stiamo perdendo nessun punto. Intanto è diventata notte. Intanto è diventata notte. Per cavalcare il Mowing, ragazzi, vi servirà la sella. La sella la potrete trovare al livello 19, sempre tramite il bancone. Quindi ciancio le bande e andiamo subito a mettere sopra il Mowing la nostra sella che abbiamo creato, ed eccola qui, ed eccoci qua sopra il Mowing. Il Mowing è molto veloce nella corsa, come potete vedere in questo momento, è molto veloce, comodo e rapido. I tasti principali sono la barra spaziatrice che va a caricare questa molla, come vi dicevo prima, non può volare ma può fare dei lunghi salti, con lo shift premuto comincerà a planare come se fosse un aeroplanino di carta, che è molto molto utile per fare grossi salti, muoversi velocemente, soprattutto nell'aberrante, in aberration, dove non si può volare, quindi questo animale, come per esempio il drago di roccia, sono fondamentali per gli spostamenti. Un'altra abilità del nostro Mowing, ragazzi, sarà quella di lanciare le panciate sopra determinati tipi di cespugli per raccogliere le risorse, le bacche. Infatti basta premere solo il tasto destro, come potete vedere fa le panciate e andrà a raccogliere le bacche. Un'altra cosa interessante, come vi stavo dicendo prima, è il planare. Può planare anche sopra l'acqua, che è molto comodo planare sopra l'acqua se volete magari attraversare dei lunghi fiumi per la ricerca di materiale nei fiumi. Con questo animale qua potrete farlo in quanto plana. La cosa più comoda, come vi avevo detto, è il baby. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver fatto accoppiare i nostri Mowing abbiamo ricevuto le uova. Per far schiudere le uova, come possiamo fare? Naturalmente vi faremo vedere questa ultima creazione del Genesis parte 2, l'incubator, l'egg incubator, l'incubatrice. Naturalmente l'incubatrice andrà in moto con la corrente elettrica. Noi in questo momento abbiamo messo un generatore tech dietro per velocizzare la questione cavetteria. Come si vede? Intanto vediamo qua che ci sono gli slot per le uova. Eccole qua. Si può impostare la temperatura. Infatti vediamo qua le uova in questo momento. Ci sono tutte e due le uova del Mowing. E per qualche secondo avremo da aspettare. Ed ecco qua ragazzi il nostro cucciolo di Mowing. Abbiamo visto le uova dentro l'incubatore. Bastava solo aspettare per poi schiuderle. Ed ecco qua il nostro piccolo cucciolo di Mowing. Mettiamo vicino il Mowing ed ecco qua, lo mangia e lo porta qua sopra in questo modo molto carino e bellino, come potete vedere. Aspettate che tolgo l'Udi. Ok, eccolo qua, lo mette qua sopra nel suo porta animaletti e aspettiamo che praticamente lui gli darà del cibo. Naturalmente bisogna mettere del cibo dentro il Mowing affinché lui possa dare il cibo al cucciolotto che sta accudendo. Naturalmente ragazzi, non accudisce solo il cucciolo di Mowing, ma accudisce qualsiasi cucciolo voi create. Quindi, e se non mi sbaglio, ne può accudire massimo 4. Uno sì, per ogni 4, lato.
portandoseli appresso. E poi si può fare anche questo, che praticamente ha un raggio di, mi sembra, 1000, sì, che prende tutti i cucciolini a raggio. Esatto, in questo momento vedete il latte che esce fuori dalle mammelle del Mawing, e per un raggio di 1000 avrai la possibilità di dar da mangiare anche i cuccioli che non sono sopra di lei. I cuccioli sopra di lei ti potrai muovere liberamente, intanto vengono accuditi. Invece per il raggio di azione bisogna stare fermi. Allora ragazzi, due annotazioni: se voi avete il cucciolo sopra di lei, naturalmente il cucciolo prenderà il cibo da dentro l'animale, quindi vi potrete muovere con il cibo dentro l'animale. Se invece vi mettete con il range, quindi l'assistenza con il range, lei prenderà il cibo dalle mangiatoie, naturalmente dentro il range, non quindi mangiatoie fuori dal range, e darà il cibo. Quindi la cosa migliore è, se dovete muovervi, vi serve il Mawing, mettetele dentro la sacca della sella. Se no, automaticamente la lasciate fuori e lo tenete fermo come un grosso incubatore gigante. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ha delucidato su come prendere il Mawing, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per rimanere informati ogni volta che uscirà il nuovo video. E mi raccomando ragazzi, io sono live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Twitch, dalle 14 alle 17. Quindi mi raccomando, se volete vedere Ark in tempo reale mentre il Russ gioca, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Twitch, dalle 14 alle 17. Grazie mille ragazzi, e ci rivediamo al prossimo tutorial.